Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Capitolo 1, versetto 1 del Vangelo di Marco. Quindi chi di voi non ha mai letto un Vangelo, a partire da questa sera, continua, va bene? Cominciate dal capitolo 1, versetto 1 e andate fino alla fine. Prima di Natale ce la farete a finire, va bene? Al Vangelo di Marco, quello più corto. Oggi commentiamo una frase della seconda lettura, dalla seconda lettera di Pietro, al capitolo 3. Davanti al Signore, un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni. L'importanza di una giornata, l'importanza dell'oggi. Oggi, 7 dicembre 2008, per Dio è come tutta la vita e di più. Ogni gesto che farai o non farai oggi ha un peso grandissimo, ha un'importanza grandissima. Quel piccolo gesto di oggi per Dio è più grande dei grandi avvenimenti della storia, delle guerre e delle rivoluzioni. Per Dio è più importante ciò che tu farai oggi di tutte le cose che sono successe negli ultimi mille anni. Per Dio la storia vera è fatta dai gesti quotidiani, non dalle grandi rivoluzioni. Ciò che tu farai oggi è più importante della scoperta dell'America, della Seconda Guerra Mondiale, della rivoluzione industriale, del primo uomo sulla Luna, dell'attentato alle Torri Gemelle. Mille anni sono come un giorno. I grandi avvenimenti della storia non cambiano quello che tu puoi cambiare oggi. Tu oggi puoi cambiare il cuore di una persona. Le rivoluzioni cambiano solo il nome di chi comanda. Ma ci sono sempre oppressi e oppressori. Facciamo due esempi. La rivoluzione francese. Prima comandava il re, dopo comandano i borghesi. Cosa è cambiato? Niente. Giusto? La rivoluzione russa. Prima comandava lo zar, dopo comandava Stalin. Cosa è cambiato? Niente. Tutte le grandi rivoluzioni non ha mai cambiato niente. Tu puoi cambiare oggi il cuore di una persona. E quello è un avvenimento più grande di tutte le grandi guerre. Capite cosa è importante oggi? Allora ci facciamo una domanda. Se la giornata di oggi è così importante, se per Dio quello che posso fare oggi vale più di mille anni di storia, se per Dio contano i gesti quotidiani, quelli umili, semplici, chi mi darà la forza per non sprecare questa giornata di oggi? Chi mi darà la forza per fare oggi dei gesti straordinari, anche se nell'ordinario, nella vita ordinaria? Chi mi darà la forza per fare la scelta giusta? Chi è più forte di tutti che ti può donare la sua forza? Lo dice Giovanni il Battista. Dopo di me viene colui che è più forte di me. Ecco chi ci darà la forza, Gesù. Donagli la tua giornata ogni mattina. Signore Gesù, eccomi qua, con le mie capacità, con i miei limiti, con i miei pregi, con i miei difetti, con tutto il mio essere, tutta la mia persona. Mi dono a te, mi affido a te, sono tua proprietà.
Utilizzami tu, come vuoi tu. Fa che questa giornata sia un piccolo capolavoro. Fa che questa giornata tu possa utilizzarmi come strumento per fare una delle grandi cose che tu fai attraverso le piccole cose quotidiane. Signore, io non sono capace. Se per te questa giornata di oggi è così importante, più di 1000 anni di storia, io non mi sento all'altezza di non sprecare la giornata di oggi. Io non sono capace. Io da solo arriverò alla sera deluso di come avrò avuto tante occasioni per amare, per essere importante per qualcuno. Signore, agisci tu in me, parla tu attraverso le mie parole, accarezza tu attraverso le mie mani, lavora tu attraverso il mio corpo. Sono tuo, sono a tua disposizione. Ecco, affidiamoci a Lui. E allora le nostre giornate saranno veramente dei piccoli grandi capolavori. E allora sarà proprio vero che una giornata vissuta con Gesù vale più di 1000 anni di storia.